Pace e bene a tutti. Oggi 21 maggio ricordiamo e festeggiamo San Vittorio di Cesarea. Ascoltiamo. Nel Martirologio Geronimiano viene citato insieme ad altri due martiri, Polieuto e Donato. Di lui si sa molto poco. Era un soldato romano e subì il martirio a Cesarea di Cappadocia. Il suo culto ebbe grande diffusione in Italia, perché fu il nome di diversi sovrani e principi di casa Savoia. Nell'iconografia più diffusa viene spesso raffigurato con una palma in mano. È l'unico santo che porta il nome di Vittorio ed è festeggiato in tutto il mondo. La sua fama veramente ha corso al di là degli oceani, ma sappiamo veramente poco della sua vita, se non che era un soldato e che morì martire insieme ad altri compagni. Che cosa ci dice questa storia? Sicuramente poco nel tempo, perché non la conosciamo come persona. Ma questa idea di un soldato, e che quindi capace di combattere e di difendersi, che getta le armi per terra e decide di non combattersi nel testimoniare la sua fede, può aprire il nostro cuore veramente a tante e tante riflessioni. Fino a che punto noi siamo disposti a cedere in nome del Signore Gesù? Non è che in tante situazioni della nostra vita in cui testimoniare Cristo vuol dire essere miti, essere pacifici, essere mansueti, persone che ascoltano, persone che non antepongono il proprio successo a quello degli altri. Ecco, la nostra testimonianza è questa, ma in queste situazioni noi che facciamo? Mettiamo fuori le armi quando ci sentiamo minacciati o siamo anche disposti a fare un passo indietro e a dire: Gesù, pensaci tu, la giustizia è nelle tue mani perché tu la sai fare, non nelle mie, che in genere fanno solamente violenza e vendetta. E proprio con questa ispirazione noi ci rivolgiamo a San Vittorio affinché ci insegni a deporre le armi quando è il momento di testimoniare Gesù Cristo. San Vittorio, prega per noi.